tre entità, le nuove entità che riassumono il Perù sono Dossi, cani randagi e cipolle. La passa adesso. Dossi, sì. Cani randagi e cipolle. E poi riassumendo, quindi del Perù a me mi è piaciuto tutto, penso che sia stata probabilmente la vacanza migliore che abbia mai fatto personalmente, perché non ho mai fatto un viaggio così lungo visitando un paese in lungo e largo, andando in giro con zaino in spalla eccetera, quindi per me è stato fantastico, perché il Perù è super particolare, non so, avrei fatto qualsiasi cosa 24 ore su 24. Mi è piaciuto tutto, abbiamo fatto tutto a puntino, calcolato. Bravo. tutto per bene, meno male. Perché? Che siamo andati alla montagna Arcobaleno il penultimo giorno, perché sennò io ero ancora là. Sì, è stato un po' dura per il nardo. Comunque sì, perché non ci è sembrata troppo corta né troppo lunga la vacanza, quindi abbiamo fatto tutto perfettamente, secondo noi. Esatto, e quindi si può fare anche da soli, senza viaggio avventura, prendendo come base qualche itinerario di qua e di là. Come si il nostro sta sotto i 3.000 euro, se poi non vai ad agosto stai ancora anche meglio. Sotto i 2.000 probabilmente. Sì, la top 3 della vacanza comunque è stata: al terzo posto le saline di Maras e Morai, che era la stessa escursione. Al secondo posto il Mirador de los Volcanos e al primo posto non si può non mettere Machu Picchu, perché effettivamente quando entri all'alba che è vuoto, vuoi per la fatica che hai fatto, che ti sei alzato presto, che hai fatto la fila, che hai fatto il trekking, quando entri insomma qualcosa di affascinante che è difficile spiegare a parole. Machu Picchu è top assoluto, ma fuori classifica. Quindi per me il terzo posto sono le strade che portano ad esempio da Arequipa a Puno, che sono favolose perché sono dei paesaggi pazzeschi tra deserto, colline, altipiani a tipo pianura a 3800 metri di altitudine, che è pazzesco pensarlo. Secondo posto Cruz del Condor. Perché sono state emozionanti, uno per il paesaggio e l'altro per il volo dei condor, che è veramente molto, come dire, dà un senso di pace, anche se c'era un casino di persone, dà un senso di pace. E quindi primo posto, visto che fuori classifica, direi Vinicunca, montagna delle sette colores. Viaggio interessantissimo a livello di conoscenza di persone, perché conosce un sacco di persone. Esatto. Ci fanno venire tanta invidia, perché la maggior parte delle persone che mi hanno incontrato viaggiano da 6 mesi, beati loro, però insomma si vede che sono persone abituate, sono persone aperte, ti raccontano un sacco di cose, riesci a condividere tante cose anche se ti conosci da poco tempo. E Sacantay Trek, 4 giorni che abbiamo fatto di trekking con il gruppo che abbiamo trovato, positivissimo come esperienza. Spettacolare. Grande esperienza umana e di sensazioni e di esperienze. Adesso probabilmente, forse la cosa positiva è che hai a che fare con il meglio di tutti i paesi, perché la gente che di solito viaggia, secondo me, mi sono fatto l'idea che è quella insomma di mentalità un po' più aperta, sì. Marco è un po' più diciamo non italiano medio, sì. Ecco. Si lava un po' meno nella media, però è più aperto di me.